chicken and a pizza hut, a pizza hut, a pizza hut. Kentucky Fried Chicken and a pizza hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a pizza hut. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken and a pizza hut. I like food, I like food, Kentucky Fried Chicken and a pizza hut. You like food, you like food, Kentucky Fried Chicken and a pizza hut. In America tutto è più grande. Abbiamo le macchine più grosse, le case più grosse, le più grosse aziende, il cibo più grosso e infine le persone più grosse. L'America sta diventando il paese con le persone più grasse del mondo. Congratulazioni! Circa 100 milioni di americani sono sovrappeso o obesi, il che significa più del 60% degli adulti. Dal 1980 il numero totale delle persone sovrappeso si è raddoppiato. I bambini obesi sono diventati il doppio e gli adolescenti si sono addirittura triplicati. Lo stato più grasso d'America? Il Mississippi, dove una persona su quattro è obesa. Io sono cresciuto nel West Virginia, al momento al terzo posto tra gli stati più grassi d'America. Quando ero ragazzo mia madre preparava da mangiare per noi tutti i giorni, me la ricordo. Sempre a trafficare in cucina. Non mangiavamo mai fuori, soltanto in rarissime occasioni speciali. Oggi le famiglie lo fanno continuamente e lo pagano questo. Non solo col portafoglio, ma anche con la linea. L'obesità al momento rappresenta la seconda causa di mortalità dopo il fumo in America. Oltre 400.000 persone all'anno muoiono per malattie ad essa collegate. Nel 2002 alcuni americani, stanchi di essere sovrappeso, hanno avuto una brillante idea. Hanno fatto causa ai fast food, accusandoli di essere responsabili della loro obesità e dei disturbi che ne derivano. È eclatante il caso di due adolescenti che sono finite in tribunale a New York. Una di 14 anni, alta 1,47 m, che pesava 77 kg. L'altra, 19 anni, alta 1,70 m, che pesava 121 kg. L'impensabile stava diventando una realtà. La gente faceva causa alla grande M gialla perché vendeva del cibo che molti di noi sanno non fa bene alla salute. Tuttavia, ogni giorno un americano su quattro va a mangiare in un fast food. Ma questa passione per il fast food non riguarda solo l'America. Comincia a diventare un fenomeno globale. Solo McDonald's è presente con 30.000 ristoranti in oltre 100 paesi sparsi su 6 continenti e dà da mangiare oltre 46 milioni di persone sparse nel mondo ogni giorno, una cifra superiore alla popolazione della Spagna. Soltanto negli Stati Uniti McDonald's copre il 43% dell'intero mercato dei fast food. È ovunque: ipermercati, aeroporti, aree di sosta, stazioni di servizio, stazioni ferroviarie, centri commerciali, grandi magazzini, parchi di divertimento, persino negli ospedali. Proprio così, negli ospedali. Così se avete un infarto siete già sul posto. I legali di McDonald's considerano futili le accuse, in quanto i pericoli di questo cibo erano già noti. E asseriscono che quelle ragazze non possono dimostrare che i loro problemi di peso e di salute dipendono solo dalla McDieta. Il giudice ha stabilito però che se l'accusa riesce a dimostrare che McDonald's è consapevole del fatto che consumare pasti per 3 volte al giorno tutti i giorni risulta eccessivamente dannoso, allora è possibile procedere con la causa. I fast food sono gli unici responsabili di questa epidemia? Dove finisce la responsabilità personale e dove comincia la loro responsabilità? Questo cibo fa davvero tanto male alla salute? Allora, che succederebbe se mangiassi solo da McDonald's per 30 giorni di seguito? Sarebbe come prendere la scorciatoia per diventare un americano obeso? Sarebbe irrimediabilmente dannoso? Allora scopriamolo. Io sono pronto. Mettetemi all'ingrasso. Tonight, all down beside your eyes.
Sapevo che se avessi deciso di farlo avrei dovuto sottopormi ad un serio controllo medico. Così mi sono affidato non ad uno, ma a 3 medici. Un cardiologo, un gastroenterologo e un medico generico. Come si sente oggi? Bene? Abbastanza bene. Solitamente si sente affaticato, ha variazioni di peso, problemi alla vista? No. Soffre di mal di gola, mal d'orecchi, tosse, respiro corto, dolori al petto? Nausea, vomito, bruciori di stomaco. È mai stato ricoverato in ospedale? No. Prende medicine, dei farmaci? No, soltanto delle vitamine. Ok, ha qualche allergia alimentare? No. Ci sono casi di malattie cardiache, diabete, ipertensione o cancro nella sua famiglia? Mio nonno ha subito un paio di interventi a cuore aperto. Mm-hmm. E solo uno dei suoi nonni è morto? Sì. Ottimi geni, è una cosa importante. Fa uso di alcolici? Ora? No. È un fumatore? Una volta ho smesso. Mm-hmm. Fa uso di droghe? No, da molto tempo. Ha rapporti sessuali regolari? Sì. Ha una fidanzata? Sì. C'è qualcosa che ha dimenticato, qualcos'altro che vuole dirmi? No, credo di no. Il paziente si sottoporrà a un mese di bagordi da McDonald's. Molto bene. Ha la sindrome del camice bianco, io non lo porto. Pressione 140 su 95. Pressione 130 su 105. 120 su 80. Abbiamo finito? Mm-hmm. Mi state davvero stressando. A me sembra molto rilassato. Io faccio questo effetto ai miei pazienti. Davvero? Deglutisca. I suoi riflessi sono perfetti. Segue il dito. Faccia... È tutto assolutamente nella normalità. Bene. Diamo un'occhiata alle ernie. Adesso faremo l'esame del retto. Mi piace andare a fondo nelle cose. Apprezzo i medici che vanno a fondo. Adesso vado al piano di sotto, dove le faranno un prelievo. Deve essere a digiuno perché altrimenti i valori di colesterolo e glicemia potrebbero essere sballati. Se ha mangiato uova e pancetta, certamente il colesterolo sarà molto alto. E se ha bevuto un'aranciata, invece avrà la glicemia alta. 3 down. Le sue analisi del sangue sono eccellenti. Dunque, ecco il colesterolo, il tasso di colesterolo è 165, che è meno di 200, quindi direi che va benissimo. I valori dell'emocromo vanno bene e anche il ferro è a posto. Uh-huh. Nessuna traccia di diabete, la sua glicemia è molto bassa. Ovviamente abbiamo controllato anche gli elettroliti, il tasso di sodio nel sangue, le sue funzioni renali, le sue funzioni epatiche, è tutto quanto perfetto. I suoi trigliceridi, che sono il grasso presente nel sangue e che aumentano se si fa una dieta ricca di grassi, sono a 43, è un valore basso, voglio dire, è giusto. Le sue condizioni generali sono eccezionali. Bene. Le sue analisi sono eccellenti. Il suo stato di salute è fantastico. Credo che nel peggiore dei casi assisteremo ad un aumento del tasso dei trigliceridi e quello del colesterolo. E se c'è qualche malattia cardiaca in famiglia o qualche latente patologia cardiaca, il suo cuore potrebbe essere a rischio. Mi aspetto un aumento del tasso dei trigliceridi. Ah, sì, quello potrebbe variare. Adesso è a 87, ma possiamo prevedere che cambierà. Sarà l'unica cosa che cambierà. Il resto no? No, il resto no. Voglio dire, ci potranno essere delle leggere variazioni, ma il corpo si adatta molto facilmente. I suoi reni sapranno gestire il sale in più che assumerà e il fegato sarà in grado di metabolizzare i grassi in eccesso. Per quanto riguarda l'aumento di peso, certo ingrasserà. Per quanto riguarda il colesterolo, aumenterà. Probabilmente non si sentirà tanto in forma, non lo so. A meno che non barerà e ordinerà delle insalate. Sono andato in un centro benessere di New York per trovare una dietologa che avrebbe tenuto sotto controllo i miei progressi. Ok, allora quanto pesa e quanto è alto? Sono alto 1,88. Mm-hmm. E peso circa 84 kg. È un peso giusto per la sua altezza. Le spiego cosa intendo. Il suo indice di massa corporea è normale, cioè nei limiti della norma, il che significa che non è obeso e che il suo peso attuale, voglio dire, è giusto. Ok, quindi quello che devo fare è tenere la lista di tutto quello che mangio a colazione, pranzo e cena. Un registro alimentare. Il suo fabbisogno calorico giornaliero è all'incirca di 2500 calorie. Quello che è importante sapere è che 2500 calorie corrispondono a circa 80 grammi di grassi al giorno. I grassi saturi, che sono solo una parte del grasso totale, deve controllare che siano inferiori ai 25 grammi al giorno e quindi cerchi di non abusarne. Sì. Buona fortuna, Morgan. Grazie. Grazie a lei. Salve. Salve, sono Eric Rowley, sono un fisiologo dell'esercizio. Bene. Peso ufficiale... 83 kg e mezzo. Adesso faremo un accertamento cardiovascolare, dopodiché saremo in grado di calcolare quanto ossigeno utilizzano i tuoi muscoli. Questo ci permette anche di saperne di più sulle condizioni tecniche del suo apparato cardiovascolare. Fantastico!
Ottimo lavoro. E applicando questo plicometro misureremo la sua percentuale lipidica. La sua è dell'11%, perfetta. Adesso misureremo l'elasticità dei suoi tendini, dei fianchi e della parte bassa della schiena. Bene, bene, molto bene. 38,70 è il suo massimo. Poi faremo un classico test per misurare la forza muscolare e la resistenza. 36, ottimo lavoro. È al di sopra della media per quanto riguarda la sua fascia di età. Va benissimo, direi. Ok? Sì, direi che sta messo bene. Più del 60% degli americani non fa attività fisica. E per i prossimi 30 giorni non ne farò neanch'io. Ma dovrò camminare. Quanto cammina un americano di media al giorno? Beh, dunque, c'è da dire questo. Abbiamo collocato questi pedometri addosso alla gente. Contano i passi. Sì. Lei deve calcolare che una media di 2000 passi... 2000 passi sono 1,5 km. Sappiamo che le persone che lavorano in ufficio, per esempio, che prendono la macchina per andare al lavoro o l'ascensore per salire, fanno una media di circa 2500-3000 passi al massimo in tutta la giornata. Se lei vuole sentirsi fisicamente come si sentono molti americani, dovrebbe limitarsi a fare circa 5000 passi al giorno. Noi newyorkesi andiamo a piedi ovunque. Al lavoro, al parco, al supermercato. Molti di noi non hanno neanche la macchina. Il newyorkese medio percorre all'incirca 8 km al giorno. Al giorno. È una bella passeggiata. Ho anche la fortuna di incontrare dei posti per mangiare praticamente ad ogni angolo della strada. Passo davanti a 3 McDonald's soltanto mentre vado a lavorare. 3 in poco più di 1 km. Ci sono più McDonald's a Manhattan che in ogni altra parte del mondo. Questa piccola isola misura 20 km in lunghezza e 3 in larghezza, per un totale di 60 km quadrati. Un'area in cui si trovano ammassati ben 83 McDonald's. Quasi 2 per chilometro quadrato, il doppio di McShack's o di Burger King. Ci sono più McDonald's di KFC, di Wendy's, di Popeyes e di Taco Bell messi insieme. Sono un mucchio di hamburger. So che lo farà soltanto per un mese, ma secondo me dopo una settimana sarà già esaurito. E questo avrà effetti devastanti sul nostro rapporto. Sei una cuoca vegetariana? Sì, una cuoca vegetariana. Io non so se ce la farò. Certo che ce la farò. Gli starò accanto quando mangerà da McDonald's, è ovvio. Ma so già che alzerò gli occhi al cielo continuamente. Allora, questa è una focaccia vegetariana, un'insalata di verdure grigliate, carciofo e una semplice insalata verde. Tutte verdure bellissime, tutte verdure fresche e biologiche che ti mancheranno da morire. Che mangerò di biologico? Niente. Il mese prossimo? Niente. Niente. Mangerai solo patate modificate geneticamente. Allora stasera mi faccio una scorpacciata di verdure. Hai l'imbarazzo della scelta. Sono buonissime. Buone davvero? Mm-hmm. Grazie. I biscotti sono migliorati negli ultimi 10 anni. L'ultima volta che li ho mangiati sembravano fatti col cartone. Non lo so, vedremo. È il primo giorno e io sto andando a fare colazione. Vorrei un Egg McMuffin menù. È il sogno di ogni bambino una colazione così e io sto per realizzarlo. Ecco il mio Egg McMuffin, il primo McPasto che consumo. Questo McDonald's fa le consegne a domicilio gratis. L'unica cosa che ho fatto oggi è uscire di casa, scendere le scale e andare da McDonald's. Sono 1272 passi, perciò... dovrò andare all'angolo e prendere un taxi. Già lo so, spenderò un patrimonio di taxi, ne sono sicuro. Il mio registro alimentare. Allora, dunque, ho mangiato un Egg McMuffin, poi ho preso un sausage biscuit. Lei mangia nei fast food? Ogni tanto. Sì. Ogni quanto? Ogni 2 settimane. 3-4 volte a settimana. In Francia sì. Sì? Ma qui non mi piacciono. Non mi sembrano tanto puliti. Il suo fast food preferito? Forse Wendy's. McDonald's. Taco Bell. E subito dopo McDonald's. Ha mai bevuto una Coca Super Size? No. In Francia la più grande corrisponde alla più piccola qui. Qui non riesco a finire nemmeno quella piccola. Ho stabilito delle regole per portare avanti questo esperimento fino alla fine.
Prenderò solo i super size menu se me lo chiedono e mangerò soltanto ed esclusivamente cibi venduti da McDonald's, acqua inclusa. Se non è cibo in vendita da McDonald's, non lo mangerò. Assaggerò tutto quello che è nel menù almeno una volta nei prossimi 30 giorni e dovrò consumare 3 pasti al giorno, colazione, pranzo e cena, niente scuse. Oh, adoro il Big Mac. Questa è la prima volta in vita mia che vedo un Big Mac identico a quello della foto. Davvero, non vi sembra quello che c'è nella foto? Guardatelo. Non è mai sembrato così buono. Devi andare a Chinatown per mangiarne uno buono. Sa che hanno fatto causa ai fast food? Sì. Sì. Ho sentito, ma è ridicolo. Gli americani fanno causa per qualunque cosa. Se fossi il giudice, annullerei il processo. I fast food possono anche mettere le insegne, ma se io gli ignoro e dico io non mangio questa roba, lo possono fare anche gli altri. Non siamo obbligati ad andarci. Possiamo entrare da McDonald's e prendere un'insalata, ma non lo facciamo. Se McDonald's si rifiutasse di servirli, gli farebbero causa per non essere stati serviti. A questo mondo è impossibile vincere. Vede, la ragione per cui si discute così tanto di fast food è perché in realtà se ne parla molto più di tutte le altre cause che ci sono. Esistono un'infinità di articoli, libri, studi dove vengono descritti come una vera epidemia, ma non possono essere loro gli unici responsabili. Il ristorante dietro l'angolo è sempre esistito. Né può esserlo solo il cibo che mangiamo a casa, è da sempre che mangiamo a casa. Le cose stanno diversamente. Io credo che il punto è che noi consumiamo fuori casa il 40% dei nostri pasti. John Banzhaf sta conducendo una grossa battaglia contro l'industria alimentare, offrendo la sua consulenza agli avvocati che sono coinvolti nella causa. La gente dice che è pazzo, ma lo dicevano anche quando fece causa alle società del tabacco. Finché non vinse. È chiaro che se parliamo di responsabilità, trovo giusto puntare il fucile contro McDonald's. McDonald's è uno dei più grandi, ma la cosa più importante è quello che offre in più rispetto a tutti gli altri. Cominciamo col dire che attira i bambini. Mette a disposizione delle aree gioco al coperto. Nella maggioranza dei posti non ci sono aree gioco e quindi la gente porta i bambini lì. A cominciare dai 2, 3 e 4 anni, i bambini sono attratti da McDonald's. Per esempio, va fortissimo nelle feste di compleanno. Lo sappiamo, ha lanciato l'Happy Meal, all'interno del quale si possono trovare giocattoli irresistibili. E poi c'è il clown. McDonald's è il clown. La pubblicità è rivolta soprattutto ai bambini, infatti proiettano un cartone animato che racconta le sue avventure. Quindi sanno come allettare i bambini molto più degli altri e io credo che siamo tutti quanti un po' preoccupati per questo. Per i bambini è preoccupato anche Samuel Hirsch. Rappresenta le due ragazze che hanno fatto causa a McDonald's e si avvale della consulenza del professor Banzhaf. Per quale motivo ha deciso di fare causa ai fast food? Vuole che le dia una motivazione che vada al di là del compenso che percepisco? Vuole che le dia una motivazione nobile? È così? Credo che i fast food siano diventati davvero una sorta di epidemia. E sotto gli occhi. Nel 2000 il dottor David Satcher è stato il primo a sottolineare l'aumento dell'obesità, definendola epidemia nazionale. Non dimentichiamo che ci sono porzioni super di ogni cosa. In qualunque posto noi andiamo a comprare, compresi naturalmente i fast food, il personale è addestrato a vendervi le porzioni più grandi. Con soli 5 cents in più puoi avere un super panino. Il governo federale ha stabilito che una fetta di carne di 85 grammi è la porzione ideale ed è grande come un mazzo di carte. Difficilmente le persone troveranno porzioni come questa se chiederanno una fetta di carne o una bistecca in un ristorante. Sarà almeno 4 o 5 volte più grande. Un tipico bagel, che è quello che ci servono, questo qui che vediamo, equivale, voi dovete pensare, a 5 o 6 fette di pane. I fast food all'inizio, appena aperti, servivano alla gente pasti di un'unica grandezza, per esempio una sola grandezza di patatine da McDonald's appena aperto. Questa e basta. Adesso questa è diventata la porzione piccola, la media, la grande e la super size. L'iniziale porzione quindi esiste ancora e contiene circa 200 calorie, ma la super size ne contiene addirittura 600 di calorie.
Quando ha aperto, Burger King serviva bibite piccole da 35 centilitri e grandi da 45. Oggi quella da 35 è la mini. Quella da 45 invece è la piccola. Poi la media, da 90, e quella da 120. Ed è praticamente la stessa cosa in tutti i fast food. Nelle nostre auto hanno ingrandito i portabicchieri per farci entrare questi enormi contenitori di bibite da 180 centilitri. Stiamo parlando di quasi 2 litri. E che contengono dalle 600 alle 800 calorie. Dipende dal ghiaccio che ci mettono dentro. Ha detto 2 litri? 2 litri per ciascuna persona. 48 cucchiaini di zucchero. Salve, che prende? Sì, dunque, allora prendo un cheeseburger menù. Grande o super size? Beh, credo proprio di dover prendere il super size. Guardate qua, date un'occhiata a questa coca. E c'entra malapena. Oh, cazzo! Fantastico! E guardate qua, guardate com'è grande questo affare. E guardate quante patatine ci sono dentro. È alto una cosa come mezzo metro. Doppio cheeseburger con formaggio. Quello con più calorie al mondo. Ma eccolo qua, un pezzo di paradiso. È davvero un sacco di roba. Vi dico una cosa. Ti danno tutto questo nel Super Size menu. Danno veramente tanta roba. Guardate, non ne ho mangiate nemmeno la metà di queste fantastiche patatine. Nemmeno la metà. È un tour de force. A questo punto del pasto ti viene il cosiddetto Mac mal di stomaco. Ti viene il Mac mal di pancia, hai i famosi Mac bruciori, l'acidità, hai il Mac mattone. Tutto dentro lo stomaco. Quindi devo fare un bel po' di Mac gas, devo liberarmi. Stai sedendo? Le braccia, mi sento le braccia che tremano, i Mac sudori. Ho tutto un formicolio nelle braccia, ci credo, con tutto lo zucchero che ho dentro il corpo, è chiaro. Mi sento un po' Mac pazzo. Fatemi riposare. Benvenuto nel Mac paradiso. Ti sentirai così dopo ogni Mac pasto. Oh. Sto morendo. Mi viene da vomitare. Stai meglio? Sì. La verità è che mangiamo cibi tossici e viviamo nell'assoluta inattività fisica. Di conseguenza è ovvio che a lungo andare il nostro corpo finisce per ammalarsi. Non il 100% della gente si ammala. Comunque sia, il numero dei malati aumenta ogni giorno. Io non credo affatto che tossico sia esagerato come termine. Questa è una vera e propria epidemia di obesità. Ne è colpita il 60% della popolazione e un numero record di bambini ne soffre. Si tratta di una crisi a tutti gli effetti. Ambiente tossico perché c'è continuo accesso al cibo di scarsa qualità e carico di grassi. Le stazioni di servizio vendono più caramelle e bibite gassate che benzina. È un paese dove ci sono più di 3 milioni di distributori di bibite, il che vuol dire uno ogni 97 americani. Un mondo dove la gente usa soltanto l'auto per spostarsi e dove camminare è diventato talmente un peso che lasciamo che siano le macchine a farlo per noi. Ho un mal di stomaco tremendo stamattina. Non mi sento bene per niente. Ecco fatto. Comincio ad avere una strana sensazione nella parte bassa del bacino, praticamente nel pene, come dire qualcosa che fa... È davvero strana. In effetti è strana. Già. Potrebbe essere causato dalla caffeina, ma non ne sono sicura. Non posso affermarlo con certezza. Salve, ho una consegna per il signor Morgan.
$13.39. $13.39. Ho superato lo scoglio dei 3 giorni, come quando uno smette di fumare. Non so se voi fumate, comunque sia, vi consiglio di smettere. Io ci sono riuscito. Lo scoglio dei 3 giorni, famoso. 3 giorni, solo 3 giorni solamente. Li superi e smetti di fumare. Se ce la fate restare 3 giorni senza fumare neanche una sigaretta, se ce la fate superare il primo, il secondo e il terzo giorno, superate lo scoglio ed è fatta. Stessa cosa questo, ho superato il terzo giorno. Ed è fatto. Se non si interviene, l'obesità prenderà il posto del fumo come principale causa di mortalità in questo paese. Mi trovavo ad una cena con delle persone e tra gli invitati c'era anche un fumatore. A un certo punto un tizio si è messo a fare il gradasso e a dire: ma che ti salta in mente? Non lo sai che il fumo fa male? Ti succederà questo, ti succederà quello, dovresti smettere, lo sai? E il fumatore, invece che dirgli: ma vaffanculo, voglio dire, no? Pensa ai fatti tuoi, come sarebbe stato giusto in fin dei conti. Piuttosto imbarazzato e difendendosi ha detto: ho cercato di smettere, ci devo riprovare, hai ragione, lo so. Allo stesso tavolo era seduta una signora molto grassa e mi sono detto: pensa se quello, invece di attaccare il fumatore, avesse detto a quella grassa signora: ma non te ne rendi conto che sei obesa? Non lo sai quanto è pericoloso essere sovrappeso? Smettila di mangiare, santo cielo, lascia stare quel dessert, non ti sei vista, giusto? La logica è la stessa. Non credo che sia possibile fare una distinzione tra questi due esempi che ho fatto. La ragione sta nel fatto che è socialmente accettato attaccare i fumatori, ma non lo è attaccare gli obesi, ancora. Quindi la domanda è: quando è che diventerà accettato socialmente permettersi di attaccare le persone grasse nello stesso modo in cui viene fatto tranquillamente con i fumatori? Un misterioso studio di una società del tabacco aveva un inquietante titolo, una cosa tipo: imprinting della marca da usare successivamente nella vita. Tutti i bambini comprano pacchetti di sigarette al cioccolato. E cominciano a fingere di fumare a 4, 5, 6 anni. Non fanno certo caso al pacchetto. Se gli chiedi com'era il pacchetto, non te lo sanno dire. Ma questa teoria vuole dimostrare che rimane qui dentro il cervello e quando raggiungeranno l'età per fumare, anche se a livello inconscio, sceglieranno il pacchetto che già conoscono e che risveglia in loro alcuni ricordi di quando erano bambini. Qui succede la stessa cosa, ecco, erano soddisfatti, era bello, ricordano di aver provato belle emozioni, si divertivano, giocavano, stavano con mamma e papà. E la cosa va avanti. Ecco perché quando avrò dei figli, ogni volta che passerò davanti a un fast food, gli darò un pugno in faccia. Così non vorranno più andarci. McDonald's will make you fat. They serve Big Macs. They serve quarter pounders. They will put pounds on you. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. La cosa che senza alcun dubbio mi sconcerta di più è che negli ultimi 20-25 anni abbiamo assistito al raddoppio del numero dei bambini e degli adolescenti obesi e in sovrappeso. All'aumento di peso sono collegati problemi di salute che si affacceranno più tardi nella vita, come l'ipertensione, cardiopatia coronarica, ictus, malattie della vescica biliare, osteoartrite, apnea del sonno, problemi respiratori, cancro all'utero, seno, prostata e colon, dislipidemia, steatoepatiti, resistenza all'insulina, asma, iperuricemia, anomalie nella riproduzione, policisti ovarica, infertilità e diabete galoppante. Infatti, se questa tendenza continuerà, un bambino su 3 tra quelli che sono nati nel 2000 avrà probabilità di sviluppare il diabete nella sua vita. Almeno 17 milioni di americani hanno contratto il diabete di tipo 2, il che significa uno ogni 20 persone. È appurato che se il diabete viene contratto prima dell'età di 15 anni, il rischio è che si riduca drasticamente di 17, anche di 27 anni la durata della vita. Stando alle recenti statistiche, le spese sanitarie dirette destinate alla cura del diabete sono raddoppiate. Le spese sanitarie dirette sono raddoppiate.
negli ultimi 5 anni, da 44 miliardi di dollari del 1997 agli oltre 92 miliardi di dollari del 2002. Dobbiamo considerare che all'incirca il 20% dei bambini con problemi di obesità presenta delle anomalie di rilievo nei test di funzionalità epatica. Quindi abbiamo iniziato una ricerca facendo delle biopsie a questi bambini per vedere come appare veramente il loro fegato al microscopio. E la metà di loro presenta cicatrizzazioni del tessuto, fibrosi del fegato, che sono i primi stadi della cirrosi epatica. Quindi, nel momento in cui questi bambini saranno degli adulti, c'è il rischio che se nel frattempo non avranno cambiato le loro abitudini alimentari, ma anche lo stile di vita, si ritroveranno con un'insufficienza epatica e, beh, allora ci vorrà il trapianto o forse moriranno. Ci vuoi insalata e maionese? La vita è dura per le adolescenti grasse, perché vedi sempre ragazze magre e carine. E non puoi fare a meno di pensare che vorresti essere come loro. È deprimente. Ti senti uno schifo. È difficile essere un adolescente. Perché le ragazze delle riviste sono tutte bellissime. E allora ti chiedi, dovrei essere così? Ma non è una cosa realistica. Accogliamo con un bel applauso Jared Fogle. Non ho mai fumato, non ho mai bevuto e non ho mai usato droghe. Il mio vizio era il cibo. Sono arrivato a pesare 192 kg. Ho un regalo per voi. I miei vecchi pantaloni della pubblicità di Subway. Mia figlia Victoria fa la terza media. Lei, signor Fogle, è un punto di riferimento per i giovani. Come ho detto, io ho cominciato a ingrassare in seconda elementare. Da piccola era molto magra, ma credo sia una cosa ereditaria. Certo. Infatti io avevo un bisnonno che, quando è morto, è stato sepolto in un imballaggio per pianoforti. Quindi è un fatto genetico. Certo. Sta cercando di non ingrassare. Non lo so, è una sfida continua. È difficile quando sei giovane. I ragazzi sono crudeli. Lo so per esperienza personale, ma il mondo non cambia, sei tu che devi cambiare. È bello conoscere qualcuno che parla di quello che stai passando. Io non posso permettermi di andare da Subway e comprarmi un panino 2 volte al giorno. Ma sentire lui è l'unica soluzione, l'unica cosa che funziona. Ma io non posso. Ho provato altre strade, ma ho avuto dei disturbi. È difficile stare a sentire quando ti dicono: io ci sono riuscito, fallo anche tu. Ero un bambino malato. Sono cresciuto mangiando gelati. Più di quanti possiate immaginare. Nel giardino della nostra casa avevamo una piscina a forma di cono. Avevamo un frigorifero commerciale dove c'erano almeno 31 gusti di gelato, più tutti quelli che stavamo sperimentando. E così mi nominai assaggiatore ufficiale. Dovevo approvare i nuovi gusti nella mia mente. E mi piaceva da morire, a chi non piacerebbe. Avevo a disposizione tutto il gelato che volevo. Mangiavo gelato anche a colazione, ma spesso stavo male. Non ero un tipo sportivo, non facevo moto, insomma. Ero giovane, ma non mi sentivo bene. Così cercavo di consolarmi mangiando gelato a volontà, ma era come un circolo vizioso, praticamente. È scattato qualcosa dentro di me grazie a mio zio Bart Baskin, cognato e socio di mio padre. È morto di infarto all'età di 51 anni. Era arrivato a pesare quasi 109 kg. Un tipo robusto. E quando ci lasciò, io davvero ometto, chiesi a mio padre: papà, tu credi che sia successo? Insomma, lo zio è morto perché mangiava troppi gelati. E mio padre disse: no, il suo cuore era stanco, ha smesso di battere. Nel frattempo aveva inventato e venduto più gelati di qualunque altro essere umano al mondo. Non voleva ammettere che quello che vendeva faceva male, che aveva contribuito alla morte di suo cognato e socio.
diciamo anche il suo migliore amico. Insomma, no, non esiste. A Ben Cohen, della Ben & Jerry's, un paio d'anni fa hanno messo il quinto bypass. Aveva soltanto 49 anni. Mio zio Bart Baskin, della Baskin Robbins, è morto a 51 anni per un infarto. Mio padre, Irv Robbins, il fondatore della società, ha contratto una forma grave di diabete. Certo, non può essere soltanto un caso. Non è così. Sì, posso avere due cheeseburger menù? Ok, super size. Per la seconda volta. Grazie, signore. Come sta? Bene, grazie. Sono 5 giorni che mangia da McDonald's. Queste sono le analisi di... solo dei primi 3 giorni di dieta. Il fabbisogno per mantenere il peso a 84 kg, cioè quello con cui è arrivato, chilo più, chilo meno, è di circa 2500 calorie, ok? Ok. Ora, Lenny sta assumendo circa 5000 al giorno, la media è 4986. Le consiglio dei complessi multivitaminici. McDonald's non li vende, purtroppo. Beh, comunque quello che deve fare è cercare di limitare i danni. Per esempio, le consiglio al posto del sundae di prendere lo yogurt. Questo è vero se prendi lo yogurt piccolo, sono 140 grammi. Se prendi quello medio, senza muesli, contiene le stesse calorie di un sundae alla fragola. Con il muesli, contiene più calorie di un sundae al cioccolato o al caramello. E se questo ancora non vi basta per riflettere, ve ne faccio vedere un'altra. Signori, c'è un capello qui! Che schifo! Ora vi faccio vedere come si fa, eh? Si fa così, ecco. Oh, accidenti, è bello lungo! Ma è disgustoso! Solo da McDonald's trovi sempre il meglio. 85 kg e mezzo. La settimana scorsa era 84. 86, 87, 88... No. Deve smettere assolutamente. È incredibile. Peso quasi 88 kg. No. Non può essere, dobbiamo riprovare. È a zero? Azzerata. Seconda pesata. 86, 87... 88. C'è stato un aumento all'incirca del 5% della massa corporea. Non fa bene né ingrassare né perdere peso così in fretta. Tu mangi nei fast food? Sì. Purtroppo. Ci vado matto. Quante volte ci andate? Ogni settimana. Un paio di volte a settimana. Fra un po' vado a McDonald's. Ci vado almeno 2 volte al giorno. Oggi ancora non ha mangiato. Ci stava mandando proprio adesso. Io prendo il cheeseburger menù con coca e patatine super size. Il super size menù. Con 69 cents in più ti prendi un McBacon. Dicono così, vai col bacon. Quante volte bisognerebbe mangiarci? Non bisognerebbe mangiarci affatto. Ah, tutte balle. Basta fare 45 minuti di tapis roulant, un po' di pesi. E anche se mangi non ingrassi. Io sono magro, infatti. Sto in forma. E chi ce l'ha il tempo? Con il lavoro, i bambini. Se fai sport non devi fare figli. Jello. Chicken rhythm. Questi sono i primi McNuggets che mangio in questa fantastica Mac avventura. Eccoli qua, brillano al sole. Però sono terribili. Avete mai visto un pezzo di pollo che ha questa forma? Vi presento lo stivale del pollo. Al processo contro McDonald's, i legali della difesa hanno dichiarato che è di pubblico dominio il fatto che i procedimenti usati per la preparazione del suo cibo lo rendono più nocivo del cibo non trattato. Per citare un esempio, i McNuggets. In origine venivano usati polli troppo vecchi per deporre uova. Oggi i McNuggets provengono da polli dal petto insolitamente sviluppato. La polpa dissossata diventa una specie di tritato di pollo, dopodiché viene mischiata con stabilizzanti e conservanti, pressata nella forma che conosciamo, impanata, fritta, surgelata e distribuita nei vari punti McDonald's. Il giudice Robert Sweet li ha definiti cibo di McFrankenstein, preparato con ingredienti assolutamente sconosciuti in cucina.
Allora, signori, non ve l'avevo ancora detto, ma negli ultimi due giorni c'è stata una novità. Ho cominciato ad avere qui al petto, non dei dolori al petto, ma oppressione. Una sensazione di oppressione al petto. E credo non sia proprio una buona cosa. Ma neanche mangiare questa roba lo è. No? Però te lo devo dire, non puzzo ancora. Sì che puzzi. No, non è vero. Perché tu non ti senti. No. Guardate un po' questo filetto di pesce. Guardate che orrore. Oddio, è disgustoso. Rivoltante, eh? Sembra proprio andato a male. Signori, il fillet of fish. Cazzo. Serve che cosa prende? Vorrei un cheeseburger menù super size. Ok, sono $4.86. Oggi non sto bene. Non è che mi sento male, ma sono... mi sento un po' depresso. Non ne ho motivo, va tutto benissimo. Ho avuto una bella giornata. Però mi sento davvero... Già. Non è difficile mangiare continuamente questa roba. Ha un buon sapore, ti fa sentire bene. Però ho notato che tu mangi e dopo un po' che hai finito hai fame un'altra volta. E mangi ancora, ancora, ancora. Non ne posso più dei loro menù. E sono passati solo 9 giorni. Ma per il resto va bene, eh? 9 giorni. Do that again. Quanti? Questa è la domanda? Sì, lo chiediamo e il cliente ce lo indica con le dita. Ho capito, questa è la domanda. Sì. Uno per il momento. Solo uno? Appena ho preso la patente sono venuto qui e ho ordinato 3 Big Mac e li ho mangiati qui. Mi sono piaciuti talmente tanto che sono tornato nel pomeriggio. Ne ho presi altri 3. Poi di nuovo alle 11 di sera e ne ho fatti fuori altri 3. La prima volta ho mangiato 9 Big Mac. Non mi bastavano mai. Sono talmente buoni. Il primo mese ne ho mangiati 265. Quanti ne mangi al giorno di solito? 2. L'anno scorso ne ho mangiati 741, che sono più di 2 al giorno. Ma perché erano più piccoli? Il 90% del cibo solido che mangio è il Big Mac. Qui ho chiesto a lei di sposarmi. Sono affezionato a questo posto. Ho mangiato un solo Whopper in vita mia, nell'84. Un tizio mi aveva regalato $5 per mangiarne uno. Io l'ho mangiato e poi sono andato a comprarmi un Big Mac. A quelli che dicono, accidenti, sto ingrassando, consiglio di seguire la dieta Gorski. Però non piace. Per me è il panino perfetto. Il tuo morso numero 19.000. Mia moglie dice che quando dovrà metterli nel frullatore sarà la fine. Frullati di Big Mac. L'America è McDonaldizzata. Insomma, il marchio è dovunque. È come nei vecchi cartoni dei Flintstones, con un solo disegno che girava sullo sfondo. Che ne so, vedevi sempre lo stesso palazzo. C'è Kmart, Walmart, McDonald's, Kmart, Walmart, Wendy's, Kmart. E tu non sai neanche più, non capisci più dove sei. Che ne so, per dire, Cézanne si ispirava a quello che vedeva dalla sua finestra. Quando io guardo fuori dalla finestra non vedo montagne, vedo solo cartelloni pubblicitari e basta. Quindi è da quelli che traggo ispirazione. Il bambino medio americano vede in TV ogni anno circa 10.000 pubblicità sul cibo. Il 95% sono su cereali, bibite gassate, fast food e dolciumi. Credo che se un genitore mangiasse ogni pasto, ogni giorno, per un anno intero col proprio figlio, ad ogni pasto potrebbe dare un messaggio alimentare molto importante, usando dei personaggi dei cartoni animati, facendo vendere a Michael Jordan arance invece che panini di McDonald's, e Britney Spears, invece di vendere Pepsi, potrebbe vendere ravanelli o insalata. Quel genitore comunque avrebbe solo 1.000 occasioni per influenzarlo contro le 10.000 degli spot pubblicitari. Quindi è una battaglia impari. C'è un momento in cui i bambini imparano a parlare e molti di loro sanno dire McDonald's. Adesso vi mostrerò delle foto e voi dovete dirmi chi sono. Chi è? Non lo sai? George Washington. Sì? E chi è? È stato il primo presidente.
Ha liberato gli schiavi e non diceva mai bugie. Questo chi è? Non lo so. Non lo so. Non lo sai? No, non lo so. George W. Bush. No, ma ci sei andato vicino. Questa chi è? Non lo so. Pippi calze lunghe? Non ricordo il nome, ma la conosco. Dove l'hai vista? Su un cartellone. Wendy. Bravo, e questo? Ronald McDonald. Chi è? McDonald. Cosa fa? Aiuta le persone alla cassa. Lavora da McDonald's. A me piacciono i pancakes e le salsicce. Porta gli amici da McDonald's a mangiare la Happy Meal. Dove l'hai visto? In televisione. È il personaggio che ha inventato McDonald's. Fa un sacco di cose divertenti in TV. Le aziende spendono miliardi per pubblicizzare i loro prodotti. Nel 2001, soltanto per la pubblicità diretta, cioè radio, televisione e stampa, McDonald's ha speso 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Per la sua pubblicità diretta, la Pepsi ha speso più di 1 miliardo di dollari. Per pubblicizzare i suoi dolciumi, la Hershey Foods ha speso 200 milioni di dollari in tutto il mondo. La cifra massima spesa complessivamente per la campagna 5 frutti e 5 verdure al giorno per tutti i canali pubblicitari è stata di appena 2 milioni di dollari. 100 volte meno del budget per la pubblicità diretta di una sola azienda di dolciumi. Vede, i marchi alimentari sono dappertutto. Sulle t-shirt, sui buoni sconto, sui giochi per bambini, sui regalini dei fast food, sulle tovagliette. Insomma, in tutte le possibili forme in cui il marchio è pubblicizzabile è presente. Il prodotto più pubblicizzato è il più consumato, del resto. Non è mica una novità. Grazie, tornate! Benvenuti da McDonald's! Concentrato di pomodoro, aceto, sciroppo di mais al fruttosio. Sciroppo di fruttosio e sciroppo di mais. Ovvero sia, zucchero. Adesso agiterò la mia insalata. Ho un leggero mal di stomaco. Questo è il momento migliore della giornata, quando mi sdraio sul mio letto col mio litrozzo di coca. La gente mangia spesso fuori casa e se continuano a servire cibi poco sani nei ristoranti e se non c'è una corretta informazione, mangiare diventa difficile allora. McDonald's fornisce tutte le informazioni alimentari sui suoi prodotti su internet. Ma stando ai risultati del censimento del 2000, negli Stati Uniti metà delle famiglie non ha ancora internet. Quindi cosa deve fare questa gente? Chiedere informazioni direttamente nei negozi? Secondo voi sono disponibili? Sono andato a verificarlo. Avete delle tabelle nutrizionali? Dei Deplian con le informazioni sugli alimenti? Lì non ci sono? Dove? Qui davanti? Sì. Dove? Qui di fronte. Qui ci sono i Deplian su Dora l'esploratrice. Vado a guardare nel retro. Grazie. Un momento, non le trovo. Ce n'è una appesa al muro. Non ce n'è una da portare via? No. Ce n'è una appesa? No, fanno solo i Deplian, non quelle da appendere. E come mai? Non lo so. Solo la metà dei McDonald's di Manhattan ha una tabella appesa. Qualcuno aveva un Deplian da portar via. E uno su quattro non aveva né questo né quella. Questo direttore è andato a prendermi una tabella in cantina. Grazie. Non ne ha una che posso portare via? No. E quando ce l'avrete? Non lo so. Insieme a John Banzaff abbiamo spulciato questo McDonald's di Washington per trovarne una. E finalmente ci siamo riusciti. Oh, eccola qua. Qui dietro è difficile vederla. Eccola qua. È vero, si può obiettare che comunque c'è sempre una responsabilità personale e che quindi non si è tenuti a dare delle informazioni da cui trarre conclusioni. Ho preso il mio gruppo pollo. Non esiste. Allora è il mio gruppo colesterolo. Sono proteine. Allora è il mio gruppo proteine. Sono carboidrati. Ho preso il gruppo carne. Hai preso carne, zuccheri e grassi.
Ho ufficialmente allentato la cintura l'altro giorno. Ho dovuto fare un buco in più alla cintura. Uno solo? Uno solo. Aiuto. Sto diventando un veterano. Vero? Si stancherà. La sua fidanzata deve amarla, sì, molto. Sì, mi odia. Arrivederci. Bene, grazie. Arrivederci. Ho fatto la media delle calorie assunte in 9 giorni e lei ne ha assunte, ne sta assumendo. Il 200% in più rispetto al suo fabbisogno. Le consiglio di eliminare tutte le bevande che prende da McDonald's, eccetto l'acqua. Se si riesce a perdere il 10%, se un obeso perde il 10% del peso corporeo, è una cosa positiva. È una cosa, sì, positiva soprattutto per quello che riguarda la pressione, è chiaro. Così come aumentare del 10% il proprio peso è una cosa che può risultare molto negativa. Ecco qua, seconda pesata. Quanto crede di pesare? 91? 90, 91. 91? Sì. Ha ingrassato, il peso è aumentato circa del 10%. Ha preso 7,5 kg circa in 12 giorni. E si vede. Sarà meglio rallentare, gliel'ho, sì, detto. Deve smettere di bere bibite, niente più frullati, niente più coca. Deve smettere decisamente. Niente più Big Mac. Già. Il personale qui la chiama Burger Boy. È pericoloso. Sono preoccupato per lei. L'ambiente dove l'impatto della cultura del fast food è diventato sempre più evidente sono le nostre scuole. Posso vedere il tuo pranzo? Biscotti e patatine. Non prendi altro? Il ketchup. Considerando questo cibo, i ragazzi seguono un'alimentazione sana, secondo lei? Cerchiamo di insegnare loro a seguirla. Hai preso 2 Ruffles, un Twix e un Gatorade. Li dividi con qualcun altro? No. E quanti prendono solo patate per pranzo? Alcuni le prendono, altri si portano il pranzo da casa. Un panino. Posso avere le patate? Solo patate? Mangi solo quelle? E il latte. Calcio e verdure. Patate. Forse dovrebbe eliminare i Swiss rolls. E io li adoravo. Ne mangiavo una quantità. Offrendo questi alimenti non li aiutiamo ad avere una dieta corretta. No, io non credo. La ragazza che ha visto non mangerà solo quello. Ma è quello che ha preso. Ma non significa che mangerà solo quello. Vada al tavolo e vedrà. Andiamo da Lori, vediamo che sta mangiando. Le scuole chiudono un occhio. La ragazza che aveva preso le patate fritte probabilmente si era portata il pranzo da casa. Quella con le patatine forse le dividerà con qualcun altro. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Qualcuno si è portato il pranzo da casa? O mangiate solo questa roba? Io ho portato questo. Tu hai portato la coca? Sì. Lei ha portato la coca? Niente bibite gassate. Abbiamo latte, Gatorade e limonata. Posso vedere la limonata? Contiene 36 grammi di zucchero. Sì. Come nella coca. Come nelle bibite gassate. Senza caffeina, ma con lo zucchero. Si deve rivolgere a Barbara Brown per questo. Barbara Brown è la responsabile della Sodexo, una delle società più economiche a cui è affidata la ristorazione di molte mense scolastiche. La Sodexo serve ogni giorno 400.000 pasti suddivisi in 12 distretti in tutta la nazione, garantendo cibo di qualità, tipo merendine di vario genere, Gatorade e dolci al cioccolato ai vostri figli. Rifornisce anche molte carceri e nutre migliaia di detenuti in tutto il mondo. Dal canto nostro, noi ci auguriamo che attraverso una corretta educazione alimentare gli studenti impareranno a fare le giuste scelte, senza tuttavia doversi limitare. In questa scuola media di Beckley, West Virginia, viene usato un sistema diverso dall'Illinois. Non danno in appalto la mensa a nessuna società, ma seguono il programma alimentare federale e offrono agli studenti pasti rimborsati dal Ministero dell'Agricoltura, la maggior parte dei quali sono preconfezionati, precotti e sottovuoto. Certi giorni le calorie di ogni pasto arrivano a 1000. E così è il Ministero che vi manda questi cibi? Sì, e piace a tutti. Abbiamo maiale con salsa barbecue. Ce lo manda lo Stato. Quindi i cuochi non esistono più? Si lamentano troppo. Non vogliono faticare. Così invece è facile. Il nostro utensile preferito? Il taglierino. Lo usa il cuoco? Sì, apre lo scatolone e serve la roba da mangiare.
Vediamo che cosa cucinate. Diamo uno sguardo al menù. Purè di patate. Chili, fatto in casa. E la zuppa di pomodoro? In scatola. Polpette? In scatola. Le riscaldate via. Eh? In un mese 6 su 36. Cucinate 6 pasti su 36. L'Appleton Central Alternative High School è frequentata da studenti che hanno problemi comportamentali. Per risolverli non si usa la disciplina, ma la dieta. Abbiamo avuto la fortuna di utilizzare questa dieta, questo programma alimentare, in seguito a un contatto con la Natural Ovens di Manitowoc, nel Wisconsin. Loro usano cibi con pochi grassi, pochi zuccheri, non trattati chimicamente, senza coloranti né conservanti. Cereali integrali, frutta e verdura fresca. Non serviamo carne di manzo e nella preparazione evitiamo di friggere i cibi. Cuciniamo tutto al forno, prepariamo tutto noi. Evitiamo cibi in scatola e cose congelate. Evitiamo bibite gassate, dolci, soltanto acqua in bottiglia e abbiamo notato che c'è stato davvero un cambiamento sostanziale nei ragazzi. Camminando per i corridoi ti rendi conto che sono più tranquilli, non hanno un'aria agitata. Il loro comportamento è migliorato e sembrano molto più concentrati. E gli insegnanti riferiscono di lavorare meglio in classe. Considerate che questa non è una scuola privata e che sono i ragazzi disturbati, aperte e chiuse virgolette, della scuola Appleton a mangiare così bene. E i costi della mensa sono praticamente uguali a quelli di altre scuole. Quindi la mia domanda è: perché non fanno tutti così? Il fatto è che c'è una forte resistenza da parte delle società che forniscono cibo a spazzatura. Traggono enormi profitti dalle scuole in questo momento. Non vogliono essere fatte fuori dal sistema scolastico, vogliono rendere i ragazzi dipendenti a vita. Specie i produttori di bibite si vantano di contribuire in maniera sostanziale all'istruzione in America. In realtà quello che stanno facendo è succhiare soldi alla comunità piuttosto che dare soldi alla comunità, perché non sono certo le società a mettere i soldi nelle macchinette, sono i ragazzi che ce li mettono facendoseli dare dai genitori. Quel denaro non è certo impiegato per l'istruzione, anzi sono proprio le società a prendere una buona parte, diventando sempre più ricche di conseguenza. Sono vietate le bibite gassate nel nostro distretto scolastico e lo zucchero che vede qui è la quantità di zucchero che uno studente assume in una settimana bevendo bibite. Per non parlare di quello che mangiano. Alcune aziende si oppongono al nostro programma. Ci boicottano. Dicono che così le nostre entrate diminuiscono. Non è una questione di denaro, una questione economica. Si parla di salute. Oh, vedo il fantastico Texas menu di McDonald's. È una... Questa è una specialità locale. È come il Big Tasty? Sì, ma senza maionese. Bene. Allora, prendo il Texas menu. Per favore. Vuole il super size menu? Assolutamente. Prendono in molti il super size menu? Sì. Su 5 persone, in quanti lo chiedono? Praticamente tutte. Tutte? Quindi il 100%? Sì. Simpatica. In gamba, Debra, eh? Allora, che cosa hanno fatto appena ho messo piede dentro? Mi hanno proposto il super size menu. A questo punto voglio tenere un conto. Per vedere quante volte mi propongono il super size menu qui in Texas. Perché? Perché tra le 15 città con maggior numero di obesi, 5 sono nel Texas. Eccoci qua, Houston, Texas, la città più obesa d'America. Sto andando a fare colazione. Cosa prende? In genere, quando si parla di obesità, la gente punta immediatamente il dito contro le varie ditte alimentari. Ma la Grocery Manufacturers of America, una lobby con sede a Washington DC che difende gli interessi dell'industria alimentare, di bevande e di generici prodotti di consumo, sta cercando di distogliere l'attenzione dalle società che rappresenta. Ed è superfluo ricordare che qui c'è in gioco molto di più della cattiva alimentazione. Noi crediamo fermamente nella nostra industria e nelle altre industrie si sta facendo sempre più spazio l'idea che la soluzione stia nell'educazione alimentare. Innanzitutto sono i genitori che devono essere informati in modo che possano insegnare ai loro figli ad acquisire delle sane abitudini alimentari e anche a condurre uno stile di vita più sano. Non si insegna più educazione fisica nelle scuole ormai.
Negli Stati Uniti c'è un solo stato dove si insegna educazione fisica dalla scuola materna al liceo ed è tra gli stati più obesi, l'Illinois. Coraggio, bisogna aumentare un po' la velocità. Phil Laurel è insegnante di educazione fisica alla Madison Junior High School, la cui mensa era quella piena di snack che abbiamo visto prima, ma ha uno dei migliori programmi di educazione fisica del paese. Grazie alle raccolte di fondi e all'appoggio dei genitori, Laurel è diventato un modello per gli insegnanti e per i distretti scolastici di tutto il paese. Ha mai sentito di un corso di scienze che ha fatto una colletta per costruire più laboratori? Alla fine la società dovrà arrendersi all'evidenza e dire è importante l'insegnamento dell'educazione fisica e l'attrezzatura deve essere adeguata. La nostra forza sta proprio nelle risorse dei giovani. Sono il nostro futuro e credo che se il nostro modo di gestire queste risorse non migliorerà, di sicuro avremo dei problemi, è inevitabile. Ho sempre detto che non ci preoccupiamo di prevenire in questo paese, pensiamo soltanto a curare. L'educazione fisica quotidiana credo che sia l'unica cosa ad offrirci una soluzione. Quando attacca la musica, dovete cominciare a muovervi così, liberamente. Poi, ad un certo punto, io vi dirò che forma dovete assumere. Fate attenzione agli altri. Una palla. Bravi. Quante volte a settimana i bambini di questa scuola vengono in palestra? Una. Una volta a settimana? Una lezione a settimana di 45 minuti. Bastano? No. Non sono sufficienti. Se pensa che il Ministero della Sanità raccomanda almeno 30 minuti di attività fisica al giorno per mantenere il peso e stare in buona salute. Quindi una volta a settimana è veramente poco. Nel 2001 il presidente Bush ha cominciato il suo incarico promuovendo una radicale riforma scolastica. Il No Child Left Behind ritiene responsabile ogni Stato nel caso in cui non offra agli studenti un adeguato livello di istruzione. A quanto pare non siamo solo la nazione più grassa del mondo, ma stiamo diventando anche la più stupida. Stiamo dando un messaggio troppo duro nelle scuole. La ricreazione è stata tagliata nelle scuole elementari e questo, come ho già detto, è stato fatto per favorire la preparazione agli esami. Quello che in più di un'occasione ho cercato di sottolineare è che avremo degli studenti che sanno leggere ma che sono grassi. Avremo lettori grassi, aperte e chiuse virgolette, e i responsabili sono miopi su certi obiettivi da raggiungere e trascurano settori a cui andrebbero dedicati tempo e energia, educazione fisica, alimentazione, salute. Sono queste le cose penalizzate. Chi sa dirmi che cos'è una caloria? Qualcosa da controllare. Bella risposta. Ma è il grasso che circola nel... Cos'è una caloria? Una caloria è l'aumento del... Bella domanda. Lo sanno tutti che cos'è una caloria? Non lo so. Aspetti, una caloria ha a che fare col grasso? Non lo so. È una cosa che ti fa ingrassare. È una cosa cattiva. È la quantità di... Non lo so, è la quantità di calorie in una caloria. Chi se ne frega di sapere che cos'è una caloria? Io mangio quando ho fame, punto e basta. Però dica lei se lo sa. Una caloria è la misura del contenuto energetico di un alimento e le calorie sono quelle che troviamo indicate solitamente dietro le etichette dei prodotti alimentari. Una caloria è la quantità di energia che è necessaria per aumentare la temperatura di un litro d'acqua esattamente di un grado centigrado. Ben detto. E posso avere un McGriddle con uovo, pancetta e formaggio? Profuma come un pancake. Ha il sapore di un pancake. E guardate qua, da quando siamo qui ho camminato meno di 800 metri al giorno. Ecco perché è tutto più grosso in Texas. Se siete a casa, restateci. La bufera non è ancora finita. Tanto io ho sia il pranzo che la cena. Me ne starò tappato in casa. Perché? Non diventerò completamente vegetariano soltanto perché tu vuoi che io lo diventi. Non sto dicendo che devi farlo perché lo voglio io. Sto dicendo che dovresti riflettere sul fatto che tu sai bene che il sistema è corrotto, certo. È immorale, è ingiusto e anche dannoso. Comunque sia, però tu ne fai parte. Perché questa contraddizione? Che cosa ti impedisce di fare questa scelta? Perché non scelgo di non mangiare più la carne. Esatto. Ti piace, giusto? Certo che mi piace. Perché è buona. Mi piace la pancetta, adoro le bracciole di maiale, il prosciutto. Anche la cosa l'eroina credo che sia fantastica. Davvero, sono convinta che lo sia. L'eroina e il prosciutto
fanno parte di due categorie completamente differenti. Mi dispiace, ma l'eroina e il prosciutto non sono la stessa cosa, no. No, posso stare in astinenza da prosciutto per giorni e giorni e sto bene lo stesso. Sei in crisi di astinenza? Sì, in astinenza da prosciutto. È difficile per me vedere che Morgan è in queste condizioni. La verità è che sono preoccupata per la sua salute. Lo vedo esausto alla fine della giornata. È così stanco. Torna molto tardi da lavoro e col carico che fa di caffeina e zucchero è nervoso e alla fine crolla. E quando facciamo l'amore, in effetti lo devo dire, non ha più la stessa energia che aveva prima. Io devo stare sopra, altrimenti sì, ecco, si stanca con facilità. Credo che i grassi saturi stiano cominciando ad impedire al sangue di circolare fino al pene e sta avendo difficoltà raggiungere l'erezione. La raggiunge, è ovvio, non vorrei esagerare, ma una differenza rispetto a prima c'è, una grossa differenza, non lo nego. Oh, mi sento malissimo oggi. Ho il mal di testa un'altra volta, ma mi sento come se qualcuno mi tirasse i tendini dietro agli occhi. Il mio corpo mi odia, è ufficiale. Tutte le vitamine che vede, la vitamina E, la tiamina, la riboflavina, la niacina, eccetera, sono inferiori del 50% rispetto al fabbisogno. Sta assumendo troppi carboidrati e io so che si tratta di carboidrati raffinati, visto che provengono dal pane, dai biscotti, dalle patate saltate, ok? E dallo zucchero. Non bisogna dimenticare che è il più raffinato dei carboidrati, ovviamente si trova nei milkshake e nella Coca-Cola. In effetti da McDonald's ci sono solo 7 alimenti che non contengono zucchero. Le patatine fritte, i McNuggets, le patate saltate, le salsicce, la Coca Light, il caffè e il tè freddo. Tutto il resto, perfino le insalate, contengono zucchero. Siamo a 90 e mezzo. Bene, è dimagrito. Ho perso mezzo chilo. Beh, meglio così. I muscoli pesano più del grasso, quindi lei ha perso più massa muscolare e il grasso è aumentato. Ho perso mezzo chilo, devo correre a mangiare. Mi stavo sentendo male in macchina. Mi sentivo lo schifo. Davvero. Mi sentivo molto, molto male e infelice. Allora ho mangiato e sono stato bene. Mi sento davvero bene adesso. È pazzesco quanto mi sento bene. Non è vero, tesoro? Sì, è vero. Sei pazzo. $150/90. Il mal di testa potrebbe essere causato dall'ipertensione, ma non ne sono certo. Oppure dall'elevato tasso di zuccheri nel sangue. Forse si trova in uno stato iperglicemico. $150/110. E il tasso di colesterolo era 165, ora è a 225. Il fegato è infiammato in qualche modo, sta male, comunque rilascia un certo tipo di enzimi nel sangue. Quindi la diagnosi non è specifica, ma di sicuro il suo fegato sta male. E la più probabile causa di questa malattia è il grasso nel suo fegato. Sembra una specie di patè. L'SGOT all'inizio era 21, ora è 130. E l'SGPT, che all'inizio era 20, ora è a 290. 290. Praticamente 10 volte di più. Non va bene. Non va bene. No. Chiunque in questo momento le direbbe che è malato. Si sentirà più affaticato, avrà più voglia di dormire, si sentirà, avrà meno energia. E se qualcuno facesse questo al fegato con l'alcol, lo annienterebbe completamente, voglio dire, annienterebbe tutte le cellule del fegato e avrebbe un'insufficienza epatica. No, non so di nessuno che abbia ridotto il suo fegato così, con una dieta ricca di grassi. Ma chissà, tutto è possibile, insomma, non lo so, non so che cosa dire. Non mi è mai successo prima, nessuno ha mai distrutto il suo fegato mangiando grassi finora. No? Peggiora la situazione con altre 2 settimane? Direi che è improbabile, ma non ci girerei. Insomma, mi viene di consigliarle di smettere, perché così si distrugge, si fa del male. E se lo sta procurando questo male, può smettere di stare male se interrompe la dieta che sta facendo. La
mia paura è che si tratti di una cosa irreversibile, insomma, che ci possano essere dei danni che... Sì, non lo so. Ti hanno detto che se riprendi le tue abitudini tornerà tutto alla normalità? Sì, hanno detto che tornerà tutto alla normalità se smetto la dieta. Per quanto riguarda il fegato, ho letto delle cose sull'argomento. Il fegato recupera facilmente, guarisce da solo. Quindi? Beh, se ti serve un pezzo del mio fegato, te lo do volentieri. Ti dono parte del mio fegato, figlio mio. Grazie, mamma. Grazie. C'è una droga che viene usata in pronto soccorso, il naloxone, quando ci sono casi di overdose da eroina. Il soggetto con overdose da eroina è in stato comatoso, sta per morire. Gli viene iniettata questa droga in grado di bloccare i ricettori oppiacei del cervello. L'eroina non agisce più e si risveglia. Se somministriamo il medesimo prodotto a qualche cioccolato dipendente, qualcuno che ne abusa, intendo, notiamo una cosa interessante, cioè che perde ogni interesse per la cioccolata. Ne prenderà un pezzo e lascerà tutto il resto. In altre parole, non è il gusto che sentiamo, ma l'effetto che una sostanza, un certo cibo, ha sul cervello, che ci porta a farne un uso smodato. Lei ha detto che il suo umore migliora quando comincia a mangiare? Sì, ultimamente quando mangio mi sento meglio, al 100%. Sembrerebbe che lei sia diventato dipendente. Quelli che una volta a settimana mangiano da McDonald's vengono definiti grossi consumatori. Non sto scherzando, il 72% dei clienti di McDonald's sono dei grossi consumatori. Ma esiste anche un'altra categoria, i super grossi consumatori. Sono quelli che ci mangiano 3, 4, 5 volte a settimana o di più. Il 22% dei clienti di McDonald's sono dei super grossi consumatori. Se date un'occhiata ai menù dei fast food, vengono utilizzati tutti alimenti che creano dipendenza. Se lei vede il classico hamburger, è coperto di formaggio. E il formaggio si sa che contiene una quantità enorme di endorfine. Gli oppiacei che si trovano nelle proteine del formaggio. E poi viene servito con una bibita gassata zuccherata, che ha il potere di creare dipendenza dallo zucchero, con un'aggiunta di molta caffeina. In un bambino di 12 anni il cervello non può tollerare questo genere di miscuglio. Nel 2002 in Francia McDonald's ha fatto ritirare un articolo di una rivista in cui i nutrizionisti dichiaravano che non c'era nessuna ragione di andare da McDonald's più di una volta a settimana. I dirigenti di McDonald's nel loro quartier generale americano hanno tremato e hanno risposto che si trattava di un'opinione personale e che la maggior parte dei nutrizionisti sostenevano che il cibo di McDonald's può far parte di una dieta equilibrata. Quindi abbiamo pensato di scegliere a caso alcuni nutrizionisti per vedere cosa ne pensavano in materia di fast food. Quante volte si dovrebbe mangiare nei fast food? Sarebbe meglio mai. Quasi mai. Meno possibile, meglio mai. Direi non più di una volta al mese. Solo se si è su un'isola deserta o si è stati bombardati con l'antrace ed è l'unico cibo disponibile. Abbiamo chiamato 100 nutrizionisti in tutta l'America e le percentuali non corrispondevano a quelle riportate dai legali di McDonald's. Soltanto in 2 hanno risposto che si poteva mangiare nei fast food 2 volte a settimana. 28 hanno detto una volta a settimana o 2 volte al mese e 45 hanno detto che non ci si dovrebbe mangiare affatto. 95 hanno ammesso che è il maggior responsabile dell'epidemia di obesità che ha colpito l'America. Ok. 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 Salve Morgan, come sta? Sono Bridget Bennett del Centro Benessere. E purtroppo devo dirle che il centro dovrà chiudere i battenti a partire da oggi. Mi dispiace dirglielo al telefono, siamo tutti sorpresi, ma le nostre attività continuano ovviamente, ma non saranno più nello stesso posto presso il centro. Ok Morgan, grazie, la richiamo presto. Arrivederci. A quanto pare ormai si dà poca importanza alla salute in America. E pensare che ogni anno vengono spesi più di 30 miliardi di dollari per prodotti e programmi dietetici. 2,5 volte quello che spendiamo per la nostra salute. Esistono pillole, bevande, barrette. Si può dimagrire dormendo o guardando la TV, mangiando tutto quello che si vuole. Ci si inventa di tutto per dimagrire, tutto tranne fare esercizio fisico. Alcune persone, tuttavia, credono di averle provate tutte e sentono di avere una sola opportunità, l'ultima spiaggia per stare bene. I'm diabetic. Ho il diabete.
L'80% della gente non prende l'insulina. Soffro di ipertensione, ma andrà tutto a posto. Caleranno peso e pressione. Lui è Bruce Howlett. Tra poco avrà uno stomaco grosso come una mela, dopo un intervento chirurgico. Le persone con l'ipertensione che sono obese, diciamo nel 75% dei casi, potranno finalmente fare a meno di prendere pillole per l'ipertensione. Neumann e Geisler saranno i chirurghi che effettueranno l'intervento. Insieme hanno eseguito più di 500 bypass gastrici e la loro collaborazione ha fissato lo standard operativo. L'intervento completo dura meno di 30 minuti e il paziente viene dimesso il giorno dopo. Siamo arrivati alla conclusione che intervenire sull'obesità con la chirurgia permette di curare davvero il diabete. Ho perso la vista per una settimana. Improvvisamente non ha più visto? Era sera, stavo andando a lavorare in macchina. Non riuscivo a leggere i cartelli. Ho chiamato il mio capo e gli ho detto che non potevo lavorare, non ci vedevo. Poi ho chiamato mia moglie per farmi venire a prendere. Ho smesso di bere bibite e il glucosio è sceso. E per fortuna la vista è tornata. I danni erano stati limitati. Credo che sia nella natura umana di cercare una soluzione radicale nel tentativo di risolvere qualche problema radicale. A volte 3 o 4 al giorno. 3 o 4 di queste? E questo è da 2 litri. Beveva 6-8 litri di bibite gassate al giorno. In 2 settimane compravamo 52 litri di bibite gassate. 52 litri in 2 settimane? Sì, non facevo che comprarne. Lui ne beve molte più di me. Io ne bevo una al giorno. Certi giorni ne faccio fuori 3 o 4 da 2 litri. Molti di noi non si rendono conto delle conseguenze a livello sociale che queste persone affrontano quasi quotidianamente. Sono le 2 di notte del 21 febbraio. Io mi sono svegliato e non respiravo più. Avevo davvero difficoltà a respirare. E avevo molto caldo. E mi sembrava di avere le palpitazioni. E poi mi sono alzato e sono venuto qui in salotto, cercando di riprendere fiato. E vorrei andare fino in fondo, ma non vorrei che succedesse qualcosa di grave. L'elettrocardiogramma è nella norma. Inspiri, fuori l'aria. Sì. Dunque, senta, non riesco a spiegarmi questi dolori al petto. Sì. Potrebbe pensare di prendere un'aspirina nonostante la sua dieta assurda? Può darsi di sì, ci devo pensare. Non ci deve pensare, lo deve fare e basta. E che questi, ecco, ha visto i risultati delle analisi? I suoi valori sono assolutamente esorbitanti. La concentrazione di acido urico è molto elevata, quindi di conseguenza abbiamo iperuricemia, e con l'iperuricemia c'è il rischio della gotta e di calcoli renali.
Le analisi del suo fegato sono terribili, più di quanto mi sarei immaginato. Sì. Davvero? Insomma, io... Ha visto quel film Via da Las Vegas con Nicolas Cage, quello dove si rovina il fegato nel giro di poche settimane a Las Vegas? Sì. L'ha visto? È strano, non credevo che succedesse questo con una dieta ricca di grassi. Se vuole il mio parere di medico, le dico che deve smettere. Si rovina il fegato. Sì. E sta peggiorando la situazione, capisce? Già è messo male, e così peggiora le cose. Insomma, se lei fosse alcolizzato, le direi deve smettere, le direi può morire. Se continua a bere, muore. Se sente delle fitte qui, nella mascella o nel braccio, non le sottovaluti. Non deve perdere tempo. Sì. Mi chiami subito a studio oppure corra in ospedale. Ok. Ok? Pronto? Pronto. Ciao, tesoro. Come stai? Io bene. Sono preoccupata per te. Già. Non pensavo che sarebbe stato così rischioso come esperimento. Già. Nessuno lo pensava, credo. E neanche il medico si aspettava simili conseguenze. Era allibito. Sì. E non sa che cosa può succedere. Ho proprio detto, non ne ho idea, ma... Se per caso mi sento poco bene o strano, lo devo chiamare. Mi fa ricoverare immediatamente in ospedale. Oh, tesoro. Lo so. Ti amo tanto e non voglio che tu soffra. Già, nemmeno io. Nemmeno io. Stia a sentire, se ha la nausea, con atti di vomito, gli occhi gialli, vada immediatamente al pronto soccorso. Ok. O chiami l'ambulanza. Ok. E se per caso vomita, se sente che non riesce a digerire, se ha mal di stomaco, allora vuol dire che le condizioni del suo fegato stanno peggiorando. Il consiglio che le do è di interrompere la dieta. Ok. E tornare a mangiare cibi con meno grassi. Poi ripeta le analisi tra un paio di settimane. Nessuno deve essere partigiano sulla questione. Abbiamo bisogno di regole. Ci servono medicine, ci serve assistenza. Quanta influenza esercita l'industria alimentare sul governo? E chi fa le leggi? Beh, l'industria alimentare ha un ruolo molto importante negli Stati Uniti e quindi coinvolge delle lobby molto costose e ben pagate, è più che ovvio. E queste lobby stanno a Washington per due motivi precisi. Numero uno, per assicurarsi che nessun organo governativo possa dire di usare meno i prodotti della loro società. Numero due, perché il governo non approvi delle leggi che potrebbero nuocergli in qualche modo, anzi, al contrario, per incoraggiarlo a promuovere leggi che favoriscano le loro società. La GMA è una di queste lobby. Vedrete cosa sappiamo fare meglio. Come, che so, commercializzare nel modo giusto, finanziare dei programmi educativi, cosa che facciamo davvero in abbondanza. Informare i genitori per aiutarli a risolvere i problemi. Di questo si occupa l'industria alimentare. Noi siamo coscienti che è un ruolo di responsabilità, un ruolo da non sottovalutare. Noi non siamo la polizia né organi di controllo. Noi offriamo del cibo sano e alla portata di tutti, come il mondo non ha mai visto. L'industria alimentare, insieme ai distributori, sono delle lobby veramente molto potenti e ci hanno schiacciati. L'industria alimentare ha fatto passi in avanti, ma faremo di più, vogliamo fare di più. Ci rendiamo conto che abbiamo un ruolo decisivo, che siamo parte della soluzione, siamo parte del problema e siamo anche parte della soluzione. Avete sentito che cosa ha appena detto? Siamo parte del problema. La lobby di Coca-Cola, Heinz, Smucker's, Kellogg's, Nestlé, Kraft, Hershey, Sara Lee, Cadbury, General Mills, Seagram, Welch's, Wise, Anheuser-Busch, Versailles, Lance, Campbell's, Carvel, Mars, Ocean Spray, Hormel, Danone e Pepsi, ha detto siamo parte del problema. Però stiamo facendo progressi. Ufficio stampa, prego. Sì, vorrei parlare con qualcuno per prendere un appuntamento con Jim Cantalupo. Mi lasci il suo numero e la faccio richiamare. Ufficio stampa, prego. Buongiorno, vorrei parlare con qualcuno per prendere un appuntamento. Mi lasci il suo numero e la faccio richiamare. Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America.
e alla nazione protetta da Dio, indivisibile, libera, dove regna giustizia per tutti. Ancora? Che detto? Io l'ho detta giusta. Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, una nazione... E alla Repubblica che rappresenta... Non è possibile. Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America e alla Repubblica che rappresenta, una nazione protetta da Dio, indivisibile... Libera e dove regna giustizia per tutti. Libera, ditelo. Mi dispiace, la rifacciamo? Qual è lo slogan del Big Mac? Due hamburger? Un po' di salsa, una foglia di lattuga, formaggio e cetriolino. Ah, questa la conosci? Oh, che vergogna! Benvenuti da McDonald's, siamo felici che tu sia qui. I hope you got fat. I hope you got really fat. Cause if you got really, really fat, you just might want to see me come back. I hope you got fat. Cosa prende? Vorrei un milkshake alla vaniglia, grande, per favore. Mi dispiace, non è disponibile al momento. Niente milkshake? No. E non sa quando sarà disponibile? Avrà voluto dire mai? Alla fine del mese avrò mangiato da McDonald's più volte di quanto ne consiglia un nutrizionista in 8 anni. Ufficio stampa, sono Sheila. Salve Sheila, sono Morgan Sparlock. Vorrei parlare con Lisa Howard. Ok Morgan, le lascio un messaggio. Salve, sono Lisa Howard. Non posso rispondere in questo momento, ma se lasciate un messaggio vi richiamerò appena possibile. Ciao Lisa, sono Morgan Sparlock. Volevo dirti a proposito dell'email che ti ho mandato. Ecco. Mi rendo conto, ma come faccio a sapere a che ora va via dall'ufficio? Le lascio un altro messaggio sulla scrivania. Lisa Howard. Ciao Lisa, sono Morgan Sparlock. Ciao Morgan, come stai? Bene, grazie. Tu? Bene. Hai ricevuto la mia email? Sì, l'ho ricevuta. Ok. Sì, l'ho mandata anche un po' in giro. Ok. Purtroppo non ho ancora una risposta. Hai idea di quando potresti averla? Domani o dopodomani. Mamma mia. Salire le scale sta diventando un po' dura. Faccio uno sforzo assurdo per arrivare fino in cima. Mamma mia. Ho preparato per Morgan una bella dieta disintossicante. Deve assolutamente evitare di mangiare schifezze e nutrirsi di cibo sano. È basata completamente su sostanze e alimenti molto nutrienti, biologici, di stagione, freschi. E ho cercato di inserire soprattutto molte verdure purificanti nella dieta, tutte quelle che è stato possibile. Bene, ma sei completamente pazzo. Ciao. Sei malato. Ciao. Vediamo domani. Non ci posso credere che da domani non mangerò più da McDonald's. Ecco fatto. Incredibile. Ok. E guarda che ciccia, continua ad ingrassare. Oh sì. Oddio. 94 e mezzo. Sì, esatto. Giusti, giusti. Ha cominciato che pesava 83 e mezzo, poi è arrivata a 88.
dopo una settimana, poi 92, poi è sceso a 91,5 e adesso ha preso 3 kg in una settimana, 94,5. Adesso sappiamo quali sono i danni possibili. Lisa, guarda, sono Morgan Sparlock, che non ho più avuto... Non lo so quante volte l'avrò chiamata, questa deve essere la 15ª, penso. Lisa, guarda, sono Morgan Sparlock da New York, richiamami quando senti questo messaggio. Vorrei fissare un appuntamento per parlare con qualcuno di McDonald's. Se mi richiami, appena ce la fai, così magari vediamo se è possibile. Tanto non riuscirai a parlare mai con nessuno. Non lo sai che le cose vanno così al mondo? Dopo 6 mesi, il giudice Robert Sweet decise di archiviare la causa contro McDonald's. La motivazione? Le due ragazze non erano riuscite a dimostrare che mangiare i cibi di McDonald's era la causa dei loro disturbi. Interessante. Io per un mese intero ho mangiato da McDonald's e ho preso circa 11 kg. Il mio fegato si è ingrossato e il mio colesterolo è salito a 230. La percentuale di grasso è passata dall'11% al 18%, al di sotto comunque della media nazionale, che è del 22% negli uomini e del 30% nelle donne. Il rischio di malattie cardiovascolari si è raddoppiato, aumentando quindi del doppio le probabilità di avere un infarto. Ero depresso, stanco, la maggior parte delle volte il mio umore era instabile e la mia vita sessuale era diventata inesistente. Cresceva sempre di più la necessità di quel cibo e mi venivano dei terribili mal di testa se non mangiavo. Nelle ultime analisi del sangue i miei valori sembravano aver subito un leggero miglioramento, ma i medici non erano molto ottimisti. Molti dubbi che questi valori tornino alla normalità. Se c'è un miglioramento, è un miglioramento leggero. Se avesse continuato con quella dieta pazzesca, prima o poi si sarebbe ritrovato con una malattia vascolare. Infiammazione e sclerosi del fegato. Si deve mangiare nei fast food? No, non si deve. Lei dovrebbe sapere che la risposta è no. È ovvio che bisogna cercare di limitarsi e controbilanciare con una dieta sana ed equilibrata e facendo molto esercizio fisico. Non è detto che il cibo dei fast food debba essere per forza disgustoso. Potrebbe anche essere nutriente. Costa poco e sazia molto e ti riempie la pancia per un bel po', solo che vale quello che costa. Ma soprattutto provoca gravissimi danni al cuore, al fegato e al sangue. Le consiglierei di non mangiare questo cibo almeno per un anno e poi fare un controllo. Non è proprio il caso, considerate le condizioni in cui sta il suo fegato. Per un anno? Sì. Niente fast food per un anno? No, meglio di no. Ci sono persone che fanno uso di alcol in eccesso, i cui valori aumentano in modo pazzesco. Ma all'idea che, ecco, con McDonald's... Del resto i valori mostrano chiaramente i danni subiti dal fegato. Onestamente non avrei mai pensato che potesse succedere, ma i risultati sono chiari. Vedendo i risultati adesso capisco il motivo. Comunque, la causa ha avuto ripercussioni di una certa rilevanza e questo è l'importante. Scuole di New York, Texas e San Francisco hanno bandito le bevande zuccherate e si comincia a scegliere cibo più equilibrato un po' ovunque. McDonald's ha preso la palla al balzo e ha voluto dimostrare che era diventato più sensibile al problema, così ha creato una nuova linea di insalate. Ma allo stesso tempo, però, ha inventato il panino più grasso del pianeta. Il McGriddle, di cui devo dire ho subito il fascino quando sono stato in Texas, ma che contiene tanti grassi quanto un Big Mac e più zucchero di un'intera scatola di biscotti. Va detto che la nuova insalata, la chicken salad con salsa, contiene più calorie di un Big Mac e 51 grammi di grassi, il 79% della nostra razione quotidiana. Durante la mia Mac avventura ho ingurgitato la bellezza di 15 kg di zucchero, mezzo chilo al giorno, e come se non bastasse, ho assunto circa 5 kg di grassi. So che cosa state pensando. Vi chiederete, nessuno ti ha chiesto di mangiare quella roba 3 volte al giorno. Era chiaro che sarebbe andata a finire così. La cosa spaventosa è che c'è gente che mangia regolarmente in questo modo. Alcuni mangiano così tutti i giorni. Forse il mio esperimento sarà stato un po' esagerato, ma non è stato così pazzesco. Però un'idea pazzesca mi è venuta. Perché non eliminate il Super Size Menu? Che bisogno c'è di bere 1 litro di Coca-Cola? 250 grammi di patatine, perché non proporre un'alternativa vera invece che patatine fritte o patatine fritte? Questo sì che sarebbe rivoluzionario. Ma perché i fast food dovrebbero voler cambiare? Non gli interessate mica voi, ma i loro azionisti. In fin dei conti è un business, poco importa quello che dice la gente. Vendendovi porcherie, diventano miliardari. Per quale motivo dovrebbero rinunciarci? Se questo meccanismo si incepperà e si fermerà, dipende solo da voi. Ma se volete continuare a vivere così, accomodatevi. Alla fine starete male così come sono stato male io e finirete qui oppure qui. Allora la domanda è,
Chi volete che se ne vada per primo? Voi o loro? Adesso vi è venuta una voglia pazzesca di mangiare qualcosa. Quando avrete finito, se la voglia vi è rimasta, allora vuol dire che avete veramente fame. Riflettete su quello che ho detto. FAC, that is me, but I didn't used to be. I was hot, I was hungry, I was loose, I was free. Then I waited in the line for some burgers and some fries. Supersized, that'd be nice, take a bite and close your eyes. Round two, what do? I can barely walk around. Jenny Craig, Richard Simmons, but I still love to pound. Hamburgers, Coca-Cola, getting gas from too much soda. Double, double, chunky, chunky, hope this meal is never over. The world is round, and so am I. Big boys, big girls with real big thighs. Supersize, supersize the American way. Throw it down all day, every day. Supersize, supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Supersize me. Now I can't get out of bed, so I have to order in. I'm a triple fat fatty and I have a triple chin. Who's to blame? Call the lawyer, try to settle out of court. Get some cash, spend it fast, cause I'm staring at my fork. Cause it's sad and it's lonely. Ham and cheese with bologna. Large pie, stuffed crust, a doggy bag is for a phony. I have lost the motivation to inhibit the sensation. Bottle up the frustration. Birthday cake, I stick my face in. Turkey club with double bacon, it's got healthy connotations. Fast food is overtaken and it supersized the nation. Supersize, supersize,